Dottor Pozziotto, innanzitutto buongiorno e bentrovato. Anche la SL Foggia partecipa con i suoi vertici a questa tavola rotonda sulla promozione della salute. Ne avete fatto anche voi come SL Foggia uno dei fattori fondamentali della vostra attività di questi anni. Sì, Foggia rappresenta una grande fucina di livello umano e istituzionale. Perché dico prima umano? Perché prima sono gli uomini, come il nostro direttore generale, che sono motivati e motivano il resto della squadra, e devo dire che questo tipo di management funziona. Ovviamente quando si tratta di inclusione, integrazione, ma fondamentalmente stare insieme come si deve, come persone per bene e anime belle, noi ci siamo. Tutto ciò che è promovibile in un momento storico come questo è da fare, e bisogna sempre avere l'umiltà di ascoltare e poi proporre o eventualmente prendere decisioni. Senta, dottor Pozziotto, sono passati 2 anni dall'emergenza Covid. Le chiedo, voi come ASL Foggia in quegli anni come siete riusciti quantomeno a una sorta di prevenzione ed anche di informazione? Allora, io ero in un'altra sede, ma devo dire che i colleghi, il direttore generale attuale è diventato da 1 anno e mezzo direttore generale, ma è stato un egregio direttore sanitario, hanno traghettato un territorio molto articolato anche dal punto di vista geomorfologico in modo egregio. Spero e dico a tutti che questo tipo di esperienza abbia fornito un'etica, almeno per quanto riguarda tutto ciò che concerne l'aspetto della prevenzione, che non è soltanto una prevenzione primaria, ma come sappiamo può essere anche lo screening che l'ASL di Foggia sta promuovendo alla grande in tutti i comuni della Capitanata. E poi, perché no, l'aspetto terziario, che è quello della riabilitazione. Come la giornata di oggi insegna, c'è sempre, per fortuna, dal punto di vista sanitario, la possibilità di condividere un percorso. Senta, un'ultima domanda. In questi giorni e settimane si è parlato anche di carenza di medici negli ospedali della provincia di Foggia. A che punto è la situazione? Allora, noi siamo non pessimisti, perché per fortuna ci sono grandi collaborazioni con il comparto e sinergie tra i medici, che devo dire come categoria dirigenziale, tranne i rivoli che sono fisiologici, riescono a capire il momento e a collaborare. La vera emergenza è diffusa a livello nazionale, quindi ottimisticamente aspettiamo notizie a livello istituzionale, ma abbiamo soluzioni. La gente deve sentirsi serena, perché comunque il livello di assistenza e di continuità assistenziale continuerà.